glielo devo dire, lo sa, perché pare che in questa famosa registrazione della puntata di Porta a Porta Renzi abbia smesso le spalle al muro il governo. E chiede di cancellare il reddito di cittadinanza, dice di essere pronto a sfiduciare il ministro Bonafede. Quindi cadrà sto governo? Ma guardi, no, ho letto anch'io le anticipazioni, Adesso non la mi torni, cosa. ministro, era così bravo prima. Continui No, così no, un no, ho letto po'. anch'io le Dai. anticipazioni, ma adesso, cioè, Grande. sono, no, sono quello di Me lo prima. dica con le sue parole. No, con le No, mie perché ho detto parole. Renzi subito. No, no, ma Sei le pare, ma non è irrigidito. irrigidito. Guardi, da quando sono al governo mi dicono che il governo cadrà, quindi io mi sono messo al lavoro come se fosse ogni giorno come se fosse l'ultimo. Ma no, credo che Renzi la cosa più significativa che ha detto stasera è che il governo deve fare una verifica. Beh, io credo che debba farla un po' lui con se stesso, a parte che un giorno dice una cosa, un giorno dopo ne dice un'altra. Non lo devo dire a lei, è sempre quello di Enrico stai sereno, quindi. Ah, l'ha detto qua. Sì, Punto, erano le no, invasioni, punto. ma Sì, insomma, vabbè, più o meno insomma, l'ha detto a eravamo lei. noi. Quindi Sì. deve fare un po' la verifica con se stesso, soprattutto se ci crede in questo governo, se ci vuole stare in questo governo, perché se passa ogni giorno a prima con un rumore di fondo, che adesso è diventato proprio un frastuono e che distoglie l'attenzione, tempo ed energie anche dei problemi che siamo chiamati ad affrontare. Lo dico in maniera molto, diciamo, senza far preoccupare nessuno, ma la situazione italiana è preoccupante, l'economia è ferma, il lavoro è la priorità, dovremmo discutere Ma di finalmente questo. qualcuno che lo dice. No, Non se ne parla beh. poi co così No, non tanto solo, quanto non se ne, so, quanto no, si quanto se ne dovrebbe dovrebbe. parlare, parliamo d'altro da troppo tempo, invece dovremmo concentrarci su questo.